Bentrovati una nuova stagione di 1-3-1, il format dedicato alla basket bianco-verde. Quest'anno non sarò solo, al mio fianco c'è Raffaele Benevento. Ciao Raffaele. Ciao Antonio, salve a tutti. Partiamo col botto che oggi abbiamo un ospite speciale, Tommaso Pichi, alla centro della Scandone. Ciao Tommaso. Buonasera, grazie a tutti. Tommaso, partiamo un po' da quella che è stata la stagione scorsa, la tua riconferma, non ci hai pensato due volte. No, beh, diciamo che è una cosa di cui abbiamo parlato per tanti mesi, ma solo per pro forma. È stata una stagione sicuramente molto positiva, nel senso che siamo partiti un po' in ritardo, anche come nella costruzione della squadra, e probabilmente non ci si aspettava questo risultato, sia sul campo che anche come risposta del pubblico. Diciamo che in una piazza come questa, dopo un'annata del genere, è stato abbastanza naturale decidere di rimanere un altro anno. Ecco, questa stagione è partita, diciamo, con quella vittoria a tavolino, ma poi è andata avanti con dei risultati importanti. L'ultimo è arrivato contro Taranto. Diciamo, chi ben comincia è metà dell'opera. Sì, purtroppo in realtà non abbiamo cominciato benissimo, perché appunto la vittoria non vittoria di Canosa, secondo me, ci ha levato un po' di dati su cui lavorare, come ha detto Nino dopo la partita con Taranto, e probabilmente anche un po' elevarci la pressione dell'esordio, e si è visto tutto con Molfetta, in cui abbiamo giocato una partita sicuramente non positiva. Infatti il risultato ci ha detto la verità, infatti abbiamo perso giustamente. Ora, queste tre vittorie aiutano per la classifica. Se uno va a vedere bene appunto quelli che sono i valori in campo e la classifica ad oggi, abbiamo giocato con tutte squadre la parte bassa della classifica. Secondo me i test veri, importanti, arriveranno già la domenica a Termoli, che è una squadra, secondo me, costruita molto molto bene. E da oggi in poi, siccome comincia il vero campionato, in cui siamo lì, siamo già nella parte alta appunto della classifica, bisognerà confermarsi. Tommaso, io voglio farti una domanda, perché tu hai citato una partita molto importante. La stagione è quella con Molfetta, risultato, diciamocelo, un po' bugiardo, perché comunque c'è stato un grosso blocco nero, no, di partita, dove la Scandone era sotto di molti punti. Poi diciamo un calo di concentrazione da parte di Molfetta, buona difesa vostra sicuramente nell'ultimo quarto, però quello che vedo uguale allo scorso anno sono molte volte attacchi sterili che per molti minuti di gioco non portano a tirare a canestro, cioè a realizzare a canestro. Sono d'accordo, infatti è una cosa su cui abbiamo parlato molto, anche tra l'altro tra compagni con cui siamo qui dall'anno scorso, quindi abbiamo un vissuto comune, e appunto il risultato è bugiardo, nel senso che Molfetta, secondo me, avrebbe meritato di vincere di molti più punti. Poi ci teniamo sicuramente la reazione, ovvero io a 2 minuti e 40 alla fine, sul meno 16 mi pare, durante un time out ho detto: ricordiamoci che già l'anno scorso abbiamo dimostrato che 2 minuti e 40 al Del Mauro durano un'infinità. Già l'anno scorso abbiamo rimontato partite simili, alcune abbiamo anche vinte. Certo è che, come dici tu, non si può arrivare in quelle situazioni, cioè l'attacco deve migliorare, e quindi non doversi affidare anche agli dei del basket per dover rimontare uno svantaggio di 16 punti. Questo cosa vuol dire? Appunto, dobbiamo lavorare, sfruttare, secondo me, anche le partite, come detto, di Taranto, in cui il risultato non è in discussione, per lavorare sui meccanismi e sul migliorare la fluidità nel nostro attacco. Anche perché lo scorso anno comunque sì, era un anno zero, era un anno di ripartenza, è stato fatto un grandissimo lavoro sia da parte della squadra che da parte dell'allenatore, però ricordo il dettaglio, no? Perché la Scandone non accesse poi ai playoff, e lì rimase un po' un finale dolce amaro, perché fu una stagione strepitosa, giocata benissimo, però alla fine, per veramente un dettaglio, quello che nella pallacanestro poi alla fine conta, la Scandone non andò al turno successivo. Ecco, reduci dagli errori dello scorso anno, sicuramente tu che sei il veterano, no, di questa squadra, cosa puoi dire ai più giovani? Quello che ho già detto, cioè di lavorare sui dettagli, nel senso che sicuramente in questo momento abbiamo giocatori che sono su diversi livelli di conoscenza del gioco, per come lo vuole Nino, il nostro allenatore. Quindi chi è un po' più avanti deve cercare di limare quei dettagli che, appunto, come hai detto benissimo, non ci hanno permesso di arrivare al playoff l'anno scorso. Perché sì, abbiamo giocato molto bene, ma se uno analizza le partite nel play-in, difficile trovare partite molto ben giocate. Io in questo momento mi ricordo solo forse Piazza Armerina in casa, in cui si può dire che abbiamo giocato una bella pallacanestro.
Le altre, per mille motivi, secondo me sono state giocate in maniera un po' superficiale, forse. Mi viene in mente ad esempio la trasferta di Messina, una partita molto simile a quella con Molfetta in casa, rimane l'amaro in bocca, però alla fine i due punti li hanno presi loro e questo non ci ha permesso di Anche il terzo raggiungere. quarto con Milazzo, se ricordi, parziale molto Assolutamente, basso. assolutamente, assolutamente. Infatti, appunto, bisogna lavorare sui dettagli perché poi è lì che si decideranno le stagioni. Quest'anno speriamo che il nostro obiettivo non sia solo quello di raggiungere i playoff, ma magari di far qualcosina in più, e quindi lì poi il livello si alza veramente tanto. E quando si trovano squadre di altissimo livello, di altissima fisicità, la differenza la fa un passo in più in difesa, un passaggio anche di 20 centimetri più preciso nelle mani del compagno. E su questo bisogna lavorare da oggi, non da aprile, quando poi cominceranno le fasi calde del campionato. Ecco Tommaso, tu facevi riferimento alla squadra, che roster è venuto su? Soprattutto quest'anno avete una Vellinese in più all'interno dello spogliatoio. Allora, sicuramente la presenza di Andrea intanto è fondamentale, perché comunque l'anno scorso appunto era una squadra talmente giovane in cui mi sono ritrovato ad essere il più anziano. L'anno scorso a 27 anni, adesso a 28, fa capire già un po', dà un po' la tara della gioventù che abbiamo in squadra. Andrea dà quel senso appunto di appartenenza che per assurdo forse non c'è neanche bisogno, perché già l'anno scorso mi si è visto molto attaccamento alla maglia e non stiamo facendo fatica a trasmetterlo ai nuovi arrivati. Andrea sicuramente dà una mano perché è un ragazzo a parte spettacolare dal punto di vista morale ed etico, ma dà veramente quel senso in più. Poi che dire, è un gruppo secondo me diverso, più livellato, nel senso che c'è una qualità media più alta. Si dice sempre non ci sono titolari, riserve, panchina Esatto. lunga, solite frasi fatte. Questa non deve essere la verità, nel senso che per carità uno poi vede i minutaggi e capisce un po' le gerarchie in campo, però veramente abbiamo talmente tanta qualità dalla panchina per cui nessuno si deve sentire una seconda scelta. Dal punto di vista del gruppo, diciamo come dinamiche gruppali, direi che siamo una squadra già un bel gruppo formato, nel senso che Nino ha questa capacità, affidandosi anche spesso a noi, di scegliere persone. Che anche lì è una frase molto fatta, andiamo a vedere prima le persone che i giocatori, però poi alla fine non è sempre così. Devo dire che quest'anno di nuovo sono state fatte ottime scelte dal punto di vista appunto delle persone messe all'interno di un gruppo che poi diventa la base su cui costruire tutto. C'è quella pressione di voler fare meglio dello scorso anno? È brutto utilizzare il termine pressione, però nel mondo dello sport, soprattutto nel basket, ci sta. Mentirei se dicessi di no. Nel senso che poi ognuno si crea le proprie aspettative. Sicuramente quest'anno anche da parte dell'ambiente si sono percepite aspettative più alte, ma per carità, in questo lavoro penso che sia la cosa da ricercare, cioè se stessimo cercando di fare sempre la stessa cosa, alla fine io almeno personalmente mi annoierei, la pressione è positiva. Tu prima hai parlato di minutaggio, no? Io ho fatto diciamo, un mezzo sorriso perché ho visto una crescita esponenziale. Poi chiaramente vorrei anche due battute da te sotto questo punto di vista, di due compagni che l'anno scorso hanno fatto sì un'ottima stagione, quest'anno li ho visti veramente molto più carichi anche in campo. Parlo di Checco Dofizio e Jacopo Soliani, e soprattutto sul secondo mi soffermerei tanto perché Checco. Già vedendolo l'anno scorso mi sembrava uno che poteva crescere. Jacopo invece, nonostante abbiano la stessa età, non pensavo arrivasse a questi livelli. Oh, chiaramente non è arrivato ancora da nessuna parte, non voglio montargli la testa, però l'ho visto bene nelle prime partite. Ecco, non montiamo la testa perché io poi è quello su cui lavoro molto con lui. Allora, diciamo che i margini di crescita di Chicco si potevano vedere già dal primo giorno in cui ci siamo resi conto di avere un giocatore che può giocare dall'1 al 4 e che dall'anno scorso a quest'anno, da test statistici fisici fatti dal nostro preparatore atletico, è cresciuto di 3 centimetri. Quindi a 20 anni è una cosa che già fa un po' capire. Allora, diciamo che Chicco quest'anno ha molti, secondo me, più margini di miglioramento di Jacopo perché avrà molta più pressione addosso e noi dovremmo essere bravi, secondo me, a levargliela. E Nino già è stato molto bravo nell'organizzare il nostro modo di giocare per cercare di levare più pressione possibile, per cui deve poter crescere tranquillamente e poter fare la differenza a fine campionato, secondo me. Deve avere pazienza anche con se stesso perché è un lavoratore è talmente uno stacanovista che a volte esagera nel lavoro. Jacopo invece secondo me è un giocatore che è già più pronto, già più maturo anche in tante cose, anche fuori dal campo. E quindi ecco, lui deve lavorare sui dettagli. Lui è la persona su cui per più tempo mi soffermo e a volte sono anche molto pesante, lo riconosco, nel cercare di curargli i dettagli. Però
perché un giocatore con quella mano, con quella capacità di far canestro, se riesce ad arrivare anche a quel passettino in più nella lettura del gioco e nella pulizia di certi dettagli, per noi può fare una differenza immensa. Ti volevo fare un'altra domanda su un altro compagno. Chiaramente non so che non è bello molto volte parlare di compagni, però vorrei analizzare un po' il gioco. Nessuna critica, chiaramente. Ho visto nelle prime partite Fabio Stefanini lontano dal canestro. Vista la, diciamo, in alcune squadre come Mole e anche Taranto, la scarsa atleticità, forse anche lunghezza del 4 e del 5, Stefanini forse sotto canestro avrebbe reso meglio. Difatti nell'ultima partita l'ho visto più sotto canestro e mi ha dato un senso, cioè nel senso mi è sembrato più nel suo ruolo naturale in un certo senso, invece che farlo tirare dalla media. Tu che cosa ne pensi di questo? Allora, io Fabio lo conosco da, non so, 7-8 anni, perché giocammo contro già parecchi anni fa. Lui in realtà è un 3 di base, lui nasce 3, nasce esterno. La verità è che noi quest'anno abbiamo costruito una squadra, secondo me, talmente grossa fisicamente, che in realtà se uno vuol vedere il vantaggio fisico ce l'ha quasi chiunque col proprio pari ruolo. Forse io sono quello che in determinate partite andrà un po' in deficit dal punto di vista fisico contro certi lunghi più strutturati, e lì servirà il mestiere. Però ti rispondo dicendo, appunto, Fabio contro Taranto, contro Mola aveva vantaggio fisico, anch'io avevo vantaggio fisico, Chicco ha vantaggio fisico contro qualsiasi playmaker di qualsiasi squadra di questo campionato, Ernestas, Jaskusa, ha vantaggio contro qualsiasi esterno, perché fisicamente l'abbiamo visto anche nella schiacciata contro Taranto, è debordante. Quindi la domanda a un certo punto diventa: chi va a spalla canestro? Chi è che ha più vantaggio? La bravura lì, secondo me, starà nel capirlo nel più breve tempo possibile in ogni azione. Perché i vantaggi poi nella pallacanestro sono talmente fluttuanti e mobili, le difese si adeguano, esistono anche loro. E lì, secondo me, dovrà essere la bravura di noi, diciamo, dei giocatori più con la palla in mano. E secondo me, soprattutto sugli esterni, e su questo ne abbiamo già parlato anche in spogliatoio, nella qualità dei passaggi per riconoscere il vantaggio che c'è prima. Ripeto, abbiamo giocato contro squadre come di bassa classifica per adesso, a parte Molfetta, che è una squadra un po' da decifrare e che comunque aveva una fisicità di un certo tipo, però Taranto e Mola sono squadre con cui aveva un vantaggio fisico con qualsiasi giocatore. Non è per forza Fabio che deve andare spalle, anche perché è un giocatore che fronta canestro ha molte soluzioni, quindi ci può aiutare anche in quel senso. Ecco, tu facevi riferimento a Nino, vi ha responsabilizzato a voi dello scorso anno sotto questo punto di vista? Ma Nino è un allenatore che delega tanto ai giocatori, nel senso si fida molto di noi, ed è una cosa che io apprezzo tantissimo, perché reputo che, come lui riconosce spesso, in campo poi ci andiamo noi. Ed è una cosa che secondo me va insegnata e dobbiamo far capire anche molto ai nuovi arrivati, nel senso che Nino lascia responsabilità individuale infinita, poi guida tantissimo e allena e insegna pallacanestro, però poi alla lettura individuale lui lascia tantissimo spazio. Da lì poi uno deve essere però disposto a prendersi la responsabilità dei propri errori, nel caso arrivino, o di determinate situazioni. È ovvio che a noi ragazzi dell'anno scorso ha chiesto un passo avanti dal punto di vista veramente dell'aiutarlo a diffondere determinati messaggi, che siano tecnici o altro. Ecco, rimanendo in tema responsabilità, Trasente, presidente, cosa vi ha detto quest'anno? Vi ha chiesto qualcosa in particolare o soprattutto di giocare con la testa libera e di guardare partita dopo partita? Ma su quello sì, nel senso che alla fine Marco non è un presidente che mette troppa pressione. Si percepisce anche da parte sua la volontà di far meglio rispetto all'anno scorso, ma quello, come ho detto, sì, sarebbe sbagliato e stupido il contrario. Diciamo che come l'anno scorso c'è di giocare tranquilli, perché poi alla fine i risultati dell'anno scorso si sono visti perché c'è stata veramente libertà di testa, e di nuovo forse nel play-in si è vista un po' troppo la pesantezza di un'aspettativa che ci eravamo creati da soli. Quindi secondo me noi dovremmo essere bravi a mantenere questo livello di spensieratezza, anche perché poi ci si diverte e divertendosi poi si vincono le partite molto facilmente. Per cui Marco su quello molto tranquillo da questo punto di vista. Io non voglio fare il puntiglioso, però te lo devo dire. Chiudiamo la parentesi di prima, perché non abbiamo concluso quella parentesi. Per me la fisicità si è pagata un po' a rimbalzo con Molfetta, l'abbiamo visto negli ultimi secondi, poi chiaramente ognuno ha la propria opinione, almeno io da spettatore così ho visto. Detto questo, quest'anno c'è una novità, c'è una quota rosa in panchina, che è Donatella Buglione.
Il rapporto che stai creando con lei è soprattutto quello che vi dà a livello di insegnanti, perché comunque Donatella a livello di pallacanestro è molto professionale. Assolutamente. Vabbè, parlo dei rimbalzi, è ovvio che diciamo che gli ultimi due rimbalzi sui tiri liberi non serve la tua conoscenza tecnico-tattica del gioco per vederli. Purtroppo, appunto, probabilmente abbiamo perso la partita in quel frangente. Dovrà essere, appunto, come responsabilità di tutti, perché è ovvio che i rimbalzi si pensa subito ai lunghi, magari a me, Fabio, Paolo, Zanini o Ciccio Iacrossi, se dovesse essere. Però siamo una squadra con una fisicità tale, soprattutto sugli esterni, per cui dovrà essere veramente una cooperativa del rimbalzo. Venendo a Donatella, allora, diciamo che è stata un po' una sorpresa, nel senso che con Luca Festa l'anno scorso si è creato un rapporto speciale con tutti noi, però Donatella e Diego, che poi alla fine fa anche lui da terzo allenatore, stanno veramente in maniera molto, come dire, educata e in punta di piedi stanno ritagliando sempre più i loro spazi, nel senso che non è facile avere a che fare con Nino come allenatore, è un allenatore molto eccentrico, quindi far l'assistente a Nino Non lo conosco. è particolare. E loro, siccome stanno riuscendo a ritagliarsi tanti piccoli spazi in cui darci una mano senza per forza voler far vedere che sanno fare le cose, perché le cose le sanno fare, la pallacanestro la conoscono molto bene, più di quello che forse hanno dimostrato nel precampionato, nel senso che, secondo me, appunto, sono stati molto bravi a entrare passo dopo passo, però giorno dopo giorno, come si vedono veramente tutti i contributi che stanno portando. Ecco, all'inizio della stagione avete già fatto un'iniziativa con la città. Quanto è importante il rapporto con la città? Rinsaldare, o meglio, quello che è stato lo scorso anno, perché comunque l'anno scorso avete avuto una fame non indifferente con la città, e quest'anno dovete essere anche da ciceroni con i nuovi. Sì, sicuramente, nel senso che, come avevamo detto anche l'anno scorso, Avellino è una città che vive lo sport e soprattutto determinate squadre in maniera molto viscerale. Ci sono ricordi, storie familiari legate al nostro logo, come quello magari dell'Avellino Calcio. Quindi è fondamentale anche perché, come detto più volte, lo sport cambia, si modifica, la Scandella non è più in Serie A, siamo in Serie B. E quindi questo rapporto di fede e di fiducia a volte va riconfermato. Dobbiamo essere bravi noi a fare in modo che la gente si affezioni di nuovo, chi non era affezionato si affezioni e chi magari adesso sta un po' lontano e guarda giusto il risultato la domenica perché non riesce a non guardarlo, abbia voglia di venire al palazzetto a seguirci. Quindi è fondamentale. E per noi, diciamo che siamo qui dall'anno scorso, spiegare cosa significhi giocare per questa maglia ai nuovi arrivati è il primo passo, diciamo. Però l'anno scorso voi avete fatto uno step strepitoso, perché ricordo la prima partita in casa con Adria Bari, che il palazzetto, la tribuna, diciamo così, era semivuoto. E per me e per la città di Avellino, secondo me il risultato più grande e più bello, tralasciando il non accesso ai playoff, è stata la richiesta al comune dell'apertura della curva. Ciò vuol dire che vi siete conquistati sediolino per sediolino tutti gli spettatori, quindi questa è stata, secondo me, una delle parentesi più belle dello scorso anno, sicuramente. Assolutamente, nel senso che appunto la fiducia va conquistata nello sport, poi soprattutto giorno dopo giorno, perché poi bastano 3 partite o degli atteggiamenti che non sono belli da vedere al palazzetto ed è giusto che la gente non venga a vederci. Ora, l'anno scorso io ho in mente ad esempio anche già la partita con Benevento in casa, l'ultima prima di Natale, Sì. perché bisogna ricordarsi che comunque tanti avellinesi, tanti irpini non vivono ad Avellino in Irpinia perché per questioni di lavoro, di studio stanno fuori. Vedere persone che sono scese a Natale per la famiglia e vengono al palazzetto a veder noi fa capire quanto la Scandone faccia parte della storia veramente familiare di tante persone. Però questa fiducia va conquistata. Ora abbiamo l'apertura della curva, gli Only Wolves, direi che anche con numeri magari ridotti riescono a farsi sentire molto bene e per questo li ringrazio ogni weekend quando giochiamo in casa. Penso che la Scandone non sia nata in Serie A. La storia che io conosco mi ricorda che la Scandone non è nata in Serie A, è nata da piccole cose, da piccoli gruppi di persone che piano piano hanno costruito qualcosa. Ora vedremo dove riusciremo ad arrivare noi, però quello è il cammino, nel senso 100 persone, 500, 1000,
ogni persona in più che noi portiamo al palazzetto deve essere un risultato di cui essere orgogliosi. Dovremmo avere in collegamento il presidente della FIP Campania, Antonio Calindo, non so se è con noi. Se il presidente non c'è, un'altra domanda per Tommaso nel frattempo. No, quest'anno abbiamo fatto un nuovo acquisto che sta mettendo un po' in difficoltà. Speramente. Vabbè, gli voglio bene, a parte tutto gli voglio bene. Ma eccolo, c'è. Presidente... Ci sente? Mi sentite? Io la sento bene. Ben trovato, Presidente. Grazie per la disponibilità. Ci sentiamo, ci sentiamo. Buongiorno a tutti. Presidente, parlavamo con Tommaso Pichi alla centro della Scandone, un pochino di quello che è stato il campionato, quello dell'inizio. Qual è il suo bilancio in questo momento? Il mio bilancio della stagione fino adesso? Sì, assolutamente. In ottica diciamo proprio basket campano. Come basket campano diciamo che la stagione è finita in un modo soddisfacente, ovviamente perché abbiamo comunque l'anno scorso conseguito altre promozioni e siamo andati a riempire quelle che sono le caselle che ci mancavano. Una squadra in Serie A2 maschile e, e due squadre in Serie A2 femminile. Diciamo l'inizio adesso dei campionati senior, per di più quelli là di prima fascia, sono incominciati, stiamo pagando un poco di inesperienza, vedi Napoli, lo stesso Scafati solo con una vittoria, per quanto riguarda la Serie A2 Avellino comunque ha rotto il ghiaccio vincendo, in B1 la stessa cosa, c'è Sant'Antimo che comunque ha vinto già. E, in B interregionale la stessa Scandone, lo stesso Angri, Marigliano, diciamo che l'inizio di stagione è positivo, è buono. Noi però ovviamente come per un fatto scaramantico aspettiamo, facciamo i conti alla fine. Presidente, salve. Ciao a tutti. Avevo una domanda per lei. Vorrei chiedere, Avellino ha avuto una squadra di pallacanestro per 20 anni in A1, ora non voglio ritornare a parlare della vecchia Scandone. Ora c'è di nuovo una squadra in Serie A2 che è l'Avellino Basket. Io quello che mi chiedevo, spulciando un po' sul web, è che non c'è un rappresentante federale di Avellino dal 2016 in commissione. Potrei chiederle come mai? Che intendi per commissione? Parlo dell'organo della FIP Campania, non c'è un rappresentante di Avellino, questa cosa mi lascia diciamo un po' così sospetto, perché comunque Avellino ha una tradizione cestistica vasta, questo mi chiedevo, semplicemente una curiosità. Ma relativamente alla... nessuno mette in dubbio quelle che sono le tradizioni cestistiche di Avellino. La scelta, ovviamente Avellino ha sempre un suo rappresentante, non direttamente in Consiglio federale, ma quello che è del delegato provinciale di Avellino. All'interno della stessa Avellino c'è un delegato mini basket, c'è un delegato CNA, c'è un delegato CIA, quindi diciamo come rappresentanti all'interno del comitato regionale ci sono. Per quanto riguarda invece all'interno proprio del Consiglio, tra i 5 consiglieri, abbiamo fatto una scelta che comunque andava a dividere il territorio in base a quelle che erano le società e di conseguenza Avellino ho preferito con 14-15 società diciamo essere vicino io in prima persona, non per altro. Grazie. Ecco Presidente, parlando di Avellino di Irpinia le faccio due domande rapidamente. Che ricordi conserva della Scandone? Abbiamo con noi il nuovo corso, uno dei giocatori Tommaso Pichi. E soprattutto a che punto siamo in regione con gli impianti sportivi? Cioè, in molti puntano il dito che non ci sono impianti, altri che si stanno facendo. Si può fare qualcosina di più, vero? È un problema abbastanza delicato e complesso. È un problema che comunque riguarda anche sempre tutte le altre regioni, non riguarda soltanto la Campania. Se consideriamo che Napoli dispone attualmente soltanto di una struttura che è di 4.000 posti, questo la dice di gran lunga su quello che può essere il problema della gestione degli impianti. Sicuramente anche
l'evolversi delle, diciamo, delle normative legate a determinati requisiti dei campi, questo fa sì che comunque, diciamo, non tutti i campi possono essere utilizzati per fare determinati campionati. Quindi il problema è che comunque adesso le società sportive non sono in grado di gestire impianti grandi e senza il supporto di quella che può essere il comune, l'amministrazione locale, la città metropolitana o comunque la regione, è quasi difficile pensare una cosa del genere, anche perché la maggior parte di tutti gli impianti che abbiamo sono comunque datati abbastanza vecchi e quindi avrebbero bisogno di una, diciamo, un po' di ammodernamento. Le chiedevo della Scandone che ricordi conserva. E la Scandoni che posso ricordare? Posso ricordare sicuramente una Coppa Italia, posso ricordare di essere arrivata lì tra le prime quattro per la lotta allo scudetto. Diciamo che come dei bei ricordi. Purtroppo, per come la penso io, ho sperato fino all'ultimo che non fosse soltanto una parentesi, ma fosse un discorso di continuità, ma purtroppo, così come in tutta Italia, molte volte ci troviamo di fronte a situazioni dove si è costretti a rinunciare a quei livelli di campionato. Anche perché adesso, come per fare all'epoca la Scandone, non conosco qual era il budget. Però per una squadra che arriva tra le prime quattro in Italia c'è bisogno di un budget almeno, quantomeno, tra i 13 e i 16 milioni di euro. E non è una cosa Presidente, semplice. prima di concludere, lei lo scorso anno ha preso una decisione importante, quella di chiudere i campionati minori per gli episodi di violenza. Ecco, i campionati sono iniziati. Qual è l'auspicio di Antonio Calenda per quest'anno? Ma credo che l'anno scorso con quel segnale abbiamo voluto dimostrare che comunque rispetto a certi comportamenti o rispetto a certe situazioni non ci sono alternative. Continueremo sulla stessa strada. Mi auguro che ovviamente il segnale sia stato chiaro, quello dell'anno scorso. Confido nelle società, confido negli atleti e proviamo ad incrociare le dita, pensando che magari ci ritroveremo da qui a parlare, da qui fino alla fine dell'anno, ma per sempre soltanto di risultati sportivi e di belle cose, ma non di quegli esempi. Presidente, grazie mille. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci. Tommaso, le parole del Presidente ti fanno riflettere sull'aspetto finale, quello dei campionati, dove purtroppo fa parlare più la violenza che il basket. Sì, diciamo che l'anno scorso i fatti di cronaca sono stati abbastanza impattanti, infatti hanno portato a questa decisione che condivido appieno, perché ci dobbiamo ricordare sempre che questo è un gioco. È un gioco bello, divertente e per quanto uno possa tifare, avere a cuore la propria squadra, metterci l'impegno noi sportivi, ad esempio, dobbiamo ricordarci sempre questo. Io cerco di avere un rapporto quanto più possibile onesto anche con gli arbitri, con tutte le componenti in campo e penso che questa dovrebbe essere la normalità, nel senso che è veramente brutto oggi sapere che campionati minori o magari spesso giovanili non trovano gli arbitri che vadano ad arbitrare appunto le partite per paura di rappresaglie o violenze da parte delle squadre. È assurdo, secondo me, oggi parlare di questo. Anche perché poi vorrei aggiungere una cosa, non per togliere la scena a Tommaso, ma ad onore del vero, essendo ex arbitro, quindi mi sento un po' toccato sotto questo punto di vista. Però se ti capita contro. No, vabbè, io ho un rapporto particolare con gli arbitri, però cerco sempre veramente il rispetto è la base. Sì, infatti. Poi il pensiero di ognuno, per carità, ci mancherebbe. Arrivare alla violenza, ecco, Ma no. dovrebbe finire lì, cioè dovrebbe finire in campo perché si sbaglia l'allenatore a fare il cambio, sbaglia il giocatore a tirare, sbaglia l'arbitro a fischiare. Poi sicuramente molte volte, visto che l'arbitro ha il coltello dalla parte del manico perché indirizza, tra virgolette, il gioco sotto il punto di vista delle regole, molte volte c'è un atteggiamento di supponenza. Ciò non è che voglio difendere la categoria, però chiaramente siamo tutti degli esseri umani, c'è anche la giornata non per l'arbitro come c'è per i giocatori, come ci sta per l'allenatore.
Questo è il mio inciso, sei d'accordo? Assolutamente. In tutti gli sport, non soltanto nel basket, Esatto, va portato il assolutamente. rispetto. Prima di concludere, parliamo della prossima partita contro Termoli, che squadra è e soprattutto come ci arrivate. Ma allora, noi ci arriviamo sicuramente bene, nel senso che appunto dopo lo scotto della prima in casa con Molfetta, secondo me le scorse due partite ci hanno dato un po' un'iniezione di fiducia e che ci aiuta anche a lavorare meglio in settimana. Ora, Termoli è una squadra, secondo me, costruita molto bene con giocatori che questa categoria la giocano, la conoscono e spostano, perché Raupis comunque è un giocatore che in questa categoria conosciamo molto bene e che sa spostare veramente il livello e l'equilibrio delle partite. Ma lo stesso Binna nel 5 è un giocatore l'anno scorso a Monopoli, poi a Chieti ha giocato in binazionale, quindi è un giocatore veramente ostico. È un campo molto difficile perché avendo giocato 2 anni in Abruzzo conosco molto bene, è un campo caldo con un tifo che ci tiene, che soprattutto secondo me quest'anno dopo la promozione e dopo aver comunque cominciato anche in maniera buona il campionato si aspettano grandi cose dai loro giocatori, quindi troveremo un ambiente molto molto difficile. Dovremmo essere bravi, perché comunque secondo me sarà il primo vero banco di prova per capire che tipo di squadra siamo e quali risultati possiamo ottenere quest'anno. Tommaso, noi abbiamo concluso, ti ringraziamo, ci vediamo prossimamente quest'anno, purtroppo abbiamo questa insidia No, alla mia ottimo, sinistra, però. Grazie Tommaso. Ci sta grazie sempre l'angioletto e il diavoletto, no? Sulla spalla di ognuno di noi, qua invece 1-3-1 abbiamo l'angioletto e il diavoletto voi. quest'anno. Giusto. La chiudiamo così. La chiudiamo così. Buonasera a tutti e buon basket. Arrivederci.